Luci della ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli. Cari deliranti ascoltatori, iniziamo l'anno a Luci della ribalta e Due con Luxor, devo dire in grande stile, perché abbiamo una delle rivelazioni dell'anno appena passato. Benvenuta Serena Rossi. Ciao a tutti, ciao. Ciao Serena e benvenuta. Tra l'altro voglio dire ai nostri ascoltatori che in questo momento in cui stiamo registrando questa intervista telefonicamente, tu ti trovi in sala di doppiaggio, esatto, per Once Upon a Time. La voce alla mia principessa Anna di Frozen, che sto doppiando Once Upon a Time, che è questa serie che in italiano è tradotta un sera una volta per onda su Fox tutti i venerdì, e stiamo ancora doppiando le puntate che andranno in onda tra poche settimane, quindi ci sono al lavoro in questo momento. Esatto, e tra l'altro ricordiamo che sei reduce veramente da un anno di grandissime soddisfazioni, perché ragazzi, hai vinto Tale Quale Show, l'ultima edizione di Tale Quale Show, hai proprio stravinto. È stata una cosa, sì, per me molto importante, sono state tante settimane di ansia, di preparazione, di studio, di personaggi anche molto complicati, mi hanno messo alla prova con Whitney Houston, Mariah Carey, George, insomma, voci per niente semplici, però a parte la vittoria finale, che è stata veramente una grande gioia, devo dire che la gioia più grande è stata quella di sentire l'affetto del pubblico che mi ha scritto su tutti i social, insomma, mi sono veramente sentita circondata da amore, quindi questa è stata veramente una chiusura di anno pazzesca. Già, infatti, che poi va a chiudere veramente la vittoria di Tale e Quale, sicuramente un periodo molto intenso per te, perché tu, ecco, ti sei, a parte ti conosciamo tutti, anche perché tu hai fatto Un posto al sole, ecco, tu, soprattutto negli ultimi anni, hai fatto Che Dio ci aiuti, hai fatto anche l'anno scorso la fiction su Adriano Olivetti, quindi veramente Montalbano, esatto, insomma, tante cose da attrice, però come cantante l'anno scorso ho recitato in Rugantino con Enrico Brignano, abbiamo fatto tutta una tournée, poi ho doppiato la principessa Anna di Frozen, quindi chi mi seguiva sapeva anche del mio lato canoro, però devo dire che Tale e Quale mi ha fatto conoscere il grande pubblico televisivo, è stato molto importante per me. Assolutamente, anche se già sicuramente sono sicuro che il pubblico di Rai 1 l'avrà notata in queste altre cose, e naturalmente anche Che Dio ci aiuti, dove tu eri una delle prime ragazze di Suor Angela. Sì, della prima serie, la protagonista in Serie A, sì, della prima serie, è stato un bel lavoro anche quello. Elena Soserici, devo dire che sono una grande fan di Tale e Quale, mi scriveva, mi chiamava in realtà, alla fine mi puntata, cioè a mezzanotte mentre ero in macchina per tornare a casa, ero al telefono con lei che mi faceva tutti i commenti sulla puntata. Stupendo, stupendo. Grandissima, Elena Sofia Ricci, ho avuto il piacere di intervistarla ai Nastri d'Argento qualche anno fa, una grande professionista e anche una donna bellissima e simpaticissima. Sì, no, vabbè, è stato un amore folle quello che ho. Rugantino era in mano completamente Enrico Brignano alla sua produzione, quindi. Ah, ecco, quindi insomma. Io ero circondato da tanti attori e ballerini anche siciliani. La tua terra ne tira fuori tanti, Sì, la nostra Sicilia sì, tira fuori veramente grandissimi talenti, assolutamente. Tornando invece a Frozen, beh, insomma, ormai diciamo che tu sei riuscita ad entrare, non è facile tra l'altro per chi non è, diciamo, non fa questo mestiere con costanza, il mestiere del doppiaggio, sei entrata veramente, tu e Serena Autieri siete entrate proprio nei cuori di tanti spettatori, non solo bambini, devo dire. Anche, sì, no, non solo bambini, anche i genitori, perché comunque Frozen è una storia, non è la classica storia del principe azzurro e della principessa, ma è una storia di amore tra due sorelle, l'affetto della famiglia, no? Che è la cosa più importante, quindi si medesimano non solo piccini ma anche grandi. Assolutamente, assolutamente. E tra l'altro voglio dire che io e te, insomma, siccome abbiamo la stessa età, siamo cresciuti forse con quelli che sono stati gli ultimi film, grandi film della Disney, e so che tu avevi apprezzato particolarmente, parlando di doppiaggio, il doppiaggio di Nietta del Gobbo di Notre Dame. Sì, mi era piaciuto tantissimo in Esmeralda, sia lui che Massimo Ranieri che doppiava il Gobbo. Hanno fatto un lavoro pazzesco, uno dei miei film preferiti. Assolutamente, anche Ero Spagni che faceva il cattivo. Sì, no, vabbè, la Disney tira fuori veramente dei capolavori. Tu come sei stata scelta per Anna, ecco, sia nel film che poi anche in questa serie, in Once Upon a Time? Io, guarda, Enrico Brignano mi ha dato la dritta, la soffiata dei provini che stavano facendo in Disney. Quindi ho fatto il provino, cantato, mi avevano mandato delle canzoni da studiare, mi avevano chiesto di scegliere se provare a
essere provinata su Anna o su Elsa. Io per una questione di vocalità mia ho optato per le canzoni di Anna. Ho cantato e poi Fiamma Izzola, grandissima direttrice di doppiaggio, mi ha dato una scena e mi ha detto ok, ora facciamo la scena. Ma come, non me la fai studiare? No, no, facciamola così. Ho fatto questo provino, forse l'hanno fatto tantissime anche le mie colleghe, molto anche famose. Il provino è stato mandato alla Disney lì a Los Angeles e poi lì hanno scelto. Quindi la soddisfazione è pazzesca, cioè proprio enorme. Io pensavo che fosse la protagonista, pensavo la sorella minore tra le due, no? Anna e la piccola, e poi vabbè, fa un ruolo più piccolo, invece la protagonista, detto, vabbè, tombola, bingo. Direi proprio di sì, caspita, poi a parte la bellezza del film, caspita, lavorare con Fiamma Izzo, che è un'istituzione, il doppiaggio. No, vabbè. Io ho fatto un mondo che mi piace davvero tanto. Adesso grazie a Frozen, vabbè, cioè, questo c'era una volta, poi sto doppiando anche tutte le app per i cellulari, insomma, la Principessa Anna mi dà molto da fare, è un film record di incassi, ha vinto Oscar, Golden Globe, insomma, è un progetto proprio grosso, che non è ancora finito, se continuiamo a raccogliere i frutti, no? Già, direi proprio di sì, insomma, quindi sei stata fortunata. A proposito di queste tue soddisfazioni professionali, ecco, io voglio dire anche proprio da persona del Sud, una cosa di te che forse non tutti hanno sottolineato, che tu sei non solo l'esempio di chi riesce ad emergere nello spettacolo e non è figlio di professionisti, ma anche di chi riesce ad emergere da una realtà difficile come Scampia. Sì, esatto, sono cresciuta in un quartiere, insomma, noto per fatti di cronaca, protagonista di Gomorra, eccetera, però insomma la famiglia di mio padre, la famiglia di medici, appassionata della musica, la famiglia di mia mamma, tutti musicisti per hobby, solo mio nonno scriveva canzoni negli anni 70 per Mario Merola e Roberto Murro, quindi era l'unico professionista musicale, insomma, della famiglia. Però sono cresciuta con questa passione ed è anche quello un po' che mi ha salvato, no? Perché comunque crescere in un quartiere non facile, a volte è più semplice prendere delle strade comode, negative. Invece la passione per lo spettacolo, per il canto, per la recitazione mi ha salvato, tra virgolette. Esatto, e questo è importante perché l'arte è una di quelle cose che può aiutare a uscire da queste cose. Guarda, a prescindere dal uscire poi a diventare professionisti eccetera, ma anche proprio come hobby, io sostengo tutte quelle famiglie che supportano i propri figli che hanno questa passione, ma anche se lo fanno solamente in parrocchia o con la scuola, io così ho cominciato, poi non si può mai sapere, però sostenere i bambini, i ragazzi che hanno dentro questo fuoco, secondo me è fondamentale. E a proposito proprio delle tue esperienze professionali, io non posso chiederti, ecco, ti è mai capitato che qualcuno, perché insomma noi a Lucia Ribalta e a Dure con Lux cerchiamo anche di fare delle cose a livello motivazionale, ecco, quindi io ti chiedo se è mai capitato che qualcuno magari ti dicesse no, guarda, lascia perdere, il mondo dello spettacolo è così, colì, perché purtroppo ci sono anche questi pregiudizi. Ma guarda, penso che tutti i settori, tutto il mondo del lavoro non sia semplice, insomma, sì, il mondo dello spettacolo ha questa fama di essere sporco, sicuramente lo è anche, ma secondo me sta anche molto nel come ti poni tu e come la vivi tu e il giro di persone che decidi tu di frequentare. Insomma, a me non sono mai capitate troppo indecenti, non è mai successo niente di scandaloso, forse perché arriva anche a personaggi un po' ambigui il fatto che sia una persona pulita e quindi non gli viene proprio in mente di provare a farmi proposte strane o a comportarsi con me in un modo poco carino, insomma. Quindi io sono una di quelle che sostiene proprio che in realtà non è sempre così, assolutamente, anzi. E questo è un messaggio importante da dare, tra l'altro poi con te ricordiamo per esempio anche in Che Dio ci aiuti, c'erano tutte ragazze veramente, a parte la mia conterranea Francesca Chillemi, le altre che sono, insomma, tutte ragazze che hanno una serissima, ecco, preparazione professionale, esperienza, insomma, come te. Ma assolutamente d'accordo. Poi tornando a Tale e Quale, immagino che lì ci fosse un clima proprio da grande famiglia, cioè si respirava sicuramente anche dalla televisione, si vedeva che sicuramente era bello anche assistere alle prove degli altri. Io ho fatto un sacco di tipo per gli altri, davo consigli durante le prove, perché non è che se io tolgo agli altri ne guadagno, cioè siamo lì tutti quanti insieme a fare una cosa meravigliosa, molto divertente, siamo dei privilegiati, viviamola veramente con uno spirito di gruppo e quella è la chiave vincente, è quello che poi arriva a casa. Sì, tra l'altro poi siete stati anche giudicati da tre grandissimi professionisti, appunto, Rippi, Lagoggi, De Sica. Molti mi chiedono, ma come sono? Io, guarda, cioè noi non avevamo interazione con loro, perché erano quelli che ci giudicavano, quindi io
non li conosco proprio, non ci ho mai parlato davvero se non in puntata in diretta, solamente alla fine del programma ho chiesto agli autori il numero di telefono di Loretta Goggi, ho voluto chiamarla il giorno dopo la fine per ringraziarla, perché è stata veramente con me molto materna e mi ha sempre supportato e sostenuto molto, quindi sentivo proprio il bisogno di dirle grazie. E durante tutte le puntate non potevo farlo perché era come influenzarla, no? Quindi ho aspettato la fine, però ho tenuto a dire che ero veramente grata a lei per quello che aveva detto di me e a me. Che poi comunque diciamo che i commenti di De Sica, diciamoci la verità, spiccavano sempre, perché lui, ho visto anche a voi ragazze, faceva dei commenti, diciamo, complimenti molto audaci, tra virgolette. No, vabbè, sì, ma era il gioco delle parti, insomma, Cristian si divertiva a fare il battutone, insomma, era tutto molto così goliardica la cosa. Sì, infatti, sì. Sì, Loretta sempre il giudizio, quello molto tecnico, molto garbato, e lì era quello che faceva casino, faceva sempre essere un po' smemorato, un po' sulle nuvole. Insomma, avevano un equilibrio secondo me perfetto. Esatto, pur essendo delle personalità molto, molto diverse, sì. Tra l'altro noi abbiamo avuto un'altra concorrente di tale quale ospite, Michele Andreozzi, che... Ah, grandissima. E ricordo che anche lei, insomma, è stata giudicata in un certo modo da De Sica. Ah, vabbè, a me quando ho fatto una radica di Piero Bionda, ho detto, ma Bionda, perché anche se è bionda? Ma Bionda però, sei intrigante. Sì, anche quando hai fatto Beyoncé, mi ricordo, il tripudio di cosce, vabbè. Il tripudio di cosce, vabbè, ma è terribile. Sì, infatti, sì. De Sica, sì, De Sica, insomma, è così. a questo genere, diciamo, di umorismo, sicuramente, sicuramente. Anche a Valerio Scano, tutte quelle cose esilaranti, secondo me a Valerio ha fatto pazzesche risate. Già, infatti, quindi insomma si è respirato un bel clima all'interno di questo programma, insomma, che poi è un programma che è, diciamo, una sorta di momenti di gloria, direi, però per professionisti, non so se ti ricordi questo programma, sai, noi siamo un po' vintage, no, quindi è un programma condotto da Mike Bongiorno, dove c'erano degli emergenti che imitavano i cantanti. Ah, vedi? Sì. Noi eravamo un po' meno emergenti, però comunque imitavamo grandi cantanti che sono nel cuore del pubblico, insomma. Siamo napoletano, non posso chiederti un tuo ricordo di Pino Daniele, che ci ha lasciati da poco, grandissimo. Vabbè, noi siamo cresciuti tutti ascoltando Pino Daniele a casa mia, mio zio, un grandissimo appassionato, anche io quando facevo le mie prime serate, piano bar, eccetera, cantavo Pino. È stato un dolore proprio incredibile, perché veramente fa parte della colonna sonora della vita di tutti noi. Poi da napoletana sento, ho un senso di appartenenza, cioè lui è parte della mia famiglia, è come se fosse familiare, come se fosse ha raccontato la mia città senza mai cadere nei cliché, sempre con l'originalità, ma anche musicalmente le scelte che ha fatto, unendo la tradizione con il blues, con dei musicisti internazionali, unendo la lingua inglese a quella napoletana, insomma, ha fatto delle cose veramente, era all'avanguardia, senza mai però perdere di vista le tradizioni, le radici che noi napoletani poi sentiamo molto, insomma. Esatto. Quindi ti confesso che ho pianto tanto per lui. Immagino, non hai mai avuto, hai mai avuto modo di conoscerlo? Sono stata a due concerti suoi, uno proprio credo l'anno scorso a Ischia e uno a Roma, e dopo il concerto sono andata in camerino a conoscerlo, quindi sì, ho anche una foto con lui. Bello. Beh, cioè, immagino che insomma lui già ovviamente ti conoscesse. Sì, vabbè, da Napoletano. Poi noi napoletani un po' artisti, diciamo napoletani, un po' ci conosciamo tutti, insomma siamo un clan, un po' così. Una grande famiglia, sì. Tra l'altro Pino Daniele, devo dire che è stato anche capace con la sua grande arte di toccare più generazioni, come ha detto Simona Izzo, la sorella di Fiamma, alla Vita in Diretta. Perché anche a noi ci ha dato tante emozioni, non so se ti ricorderai. Cioè, quando io sono nata lui già cantava da tanti anni. Sì. Però sì, becca, ma infatti becca tu tante generazioni, come dici tu, dai miei genitori ai miei nonni, a me, è così. Esatto. È montabile. Esatto. Io mi ricordo appunto quando eravamo ragazzini i suoi brani Dubbi no no, Amore senza fine. Come no, sì, noi eravamo di quella generazione, però comunque io mi sono anche molto, ho ascoltato anche molto quello che è stato prima di No, anch'io, infatti. Anni 70-80, proprio gli inizi, insomma. Però sì, noi siamo Amore senza fine, no, che era la sigla del Festival Bar, Amore senza fine. Esatto, il mitico Festival Bar. Poi mi ricordo quando fece col Kerry, il leader di Simple Minds, Yes I Know My Way, mi ricordo pure. Fantastico. No,
stupendo. Fantastico, come anche mi ricordo anche Medina, che è uno dei suoi dischi dove si vede proprio la sua voglia di sperimentare. E io ho consumato Nero a metà, presidente. Ah beh, grande disco. Grandissimo disco. Poi prendi un disco, leggi tutte le tracce dietro, solitamente in un disco ci sono tipo due canzoni famosissime. Tu leggi le tue tracce, sono tutte hit, cioè tutte da primo posto in classifica, incredibile. Assolutamente, infatti. Allora, prima di salutarti, ecco, ti chiedo, a parte Once Upon a Time, dove appunto naturalmente ci sarà anche Serena Autieri, che doppia Elsa, io chiedo dove ti vedremo prossimamente, ora, in questo 2015. Allora, prossimamente dovrebbe andare in onda una fiction sul Canale 5 che si intitola Squadra Mobile, ed è un poliziesco con Giorgio Tirabassi, e io lì interpreto una giovane poliziotta della sua squadra, è una sorta di Distretto di Polizia, è uno spin-off di Distretto di Polizia, perché lui interpreta lo stesso ruolo che interpretava in Distretto, il commissario Arsenci. Cambia squadra, cambia distretto, tutta una nuova squadra di polizia, tra cui ci sono anche io. Sono 8 puntate per Canale 5, dovrebbero andare in onda in primavera. E poi ho interpretato i Manetti Bros, mi hanno chiamato dopo Tonghe Napule. Sì. Mi hanno chiamato per un episodio del Commissario Rex in cui interpreto il cantante. Non potevo dire di no al cantare, non potevo dire di no ai Manetti Bros. E quindi ho recitato in una puntata di Rex. Però non so quando andrà in onda questa. Boh. Quindi insomma, come il Frozen, quindi tu unirai la passione anche in parte in altre fiction che hai fatto, questo episodio di Rex unirà insomma di nuovo il canto e la recitazione. Sì, quando posso farlo, guarda, sono veramente no, io li adoro, cioè, lavorerei sempre con loro, veramente mi fanno ammazzare dalle risate. Già, e poi loro a Rex gli hanno dato un tono ecco molto particolare, sicuramente quasi da poliziesco anni 70. Assolutamente. Fantastico. Un saluto a tutti i deliranti ascoltatori di Deliradio e alle tue conductor. Un bacio davvero grande, grande, grande da Serena. Ciao! Avete ascoltato? Luci della Ribalta. Lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli.